Sì, i lavori finalmente sono partiti, abbiamo avuto una serie di interruzioni dovute a diversi motivi, non ultimo anche un'analisi del ponte per capire se fosse sufficiente la ristrutturazione o se potesse essere più utile per la salvaguardia della popolazione il proprio ricostruirne un altro. Poi per tutta una serie di motivi, compreso anche il fatto di avere le autorizzazioni regionali, diciamo che il ponte, se fosse ricostruito, non manterrebbe comunque le caratteristiche di sicurezza e quindi conserviamo questo e quindi dovremmo modificare l'atteggiamento nei confronti delle prossime allerte. Verranno rimosse tutte le parti degradate e verrà ricostruito come era, come prevedono appunto le somme urgenze. Di sicuro d'ora in poi le alluvioni, le allerte rosse, le allerte arancioni la popolazione dovrà fare dei sacrifici proprio per salvaguardare la propria vita, perché l'alluvione del 2020, del 2-3 ottobre 2020, ha costituito proprio un prima e un dopo, e d'ora in poi non potremo più affrontare non era neanche prima affrontata così, però sicuramente non si potrà affrontare con leggerezza un'alluvione, un'allerta. In sostanza, con un'allerta arancione e con un'allerta rossa si potrebbe riproporre la stessa situazione del 2020 e non bisogna assolutamente rischiare. Quindi le persone durante le allerte rosse saranno sicuramente evacuate, quelle in tutta la zona intorno al ponte, anche con il ponte nuovo. Prevediamo che questi lavori siano conclusi entro 3 mesi e quindi speriamo che entro fine luglio, quindi per la festa della Santa Patrona, si possa inaugurare questo nuovo ponte.